Buongiorno a tutti amici di Croce di Vetta, oggi siamo a casa mia, vi porto a sud di Ancona nella parte più selvaggia. Abbiamo visto la spiaggia della Vedova, la spiaggia della Vena ed ora andiamo alla Scalaccia, andremo a fare il sentiero 313 che è il sentiero delle tre valli, da poco ripristinato. Si parte dall'Osteria del Baffo a Pietra la Croce, si parcheggia nei pressi insomma dell'osteria e si prende il sentiero 313 che è segnalato subito dopo l'osteria sulla sinistra. Se il mare ce lo permette vi faccio vedere anche una piccola chicca, se no vi metterò una foto di repertorio, quindi vediamo un attimo com'è la giornata. Oggi il mare sembra un po' arrabbiato, vi devo dire la sincera verità, però chissà, magari mi stupirà. Siamo arrivati al bivio, scendiamo adesso per andare alla Scalaccia, però poi ritorneremo su per fare Santa Margherita che è qui dietro di me. Eccoci arrivati alla Scalaccia, l'ultimo tratto di sentiero, quello che scende proprio alla, diciamo, spiaggia, in realtà non è una spiaggia, non è gestito dal Parco del Conero, quindi da fare attenzione perché potrebbe essere scivoloso o non ben curato. Questa è la spiaggia della Scalaccia, che è pochissimo antropizzata se non per le grotte che sono state costruite e che tutt'oggi sono gestite dai grottaroli. La parte in fondo è raggiungibile volendo anche via mare o via spiaggia, e si riesce facendo sempre attenzione. Andando un pochino più su si può vedere il passetto di Ancona. Fate sempre attenzione perché tutta questa roccia si sgretola. Noi, come vi ho detto, non passeremo via spiaggia, ma ritorniamo su e prendiamo il bivio. Al punto dove possiamo ammirare, un pochino si vedono, la peschiera romana. Adesso c'è l'acqua sopra, ma una volta doveva essere al di sopra dell'acqua ed ha una valenza storica appunto perché è una peschiera risalente ai tempi romani. Se ci spostiamo verso destra, laggiù è la Scalaccia e dove eravamo prima, quindi siamo risaliti e siamo arrivati fin qua.
Ora non vi sto a tediare con tutte le informazioni sulla peschiera romana che vi scrivo nella relazione, che vi metterò poi in descrizione il link su www.crocedivetta.com. Adesso continuiamo il nostro giro. Siamo all'altro bivio, non andiamo a sinistra, ma continuiamo a scendere, come vedete di qua, Santa Margherita, prendendo il sentiero 313A. Fate molta attenzione, e inoltre giù da questo sentiero non si può scendere, ci sono delle vie migliori. Da qui si vede bene il passetto o una parte comunque della scalinata, l'ascensore e le grotte. Da qui procediamo dritti per evitare di fare un brutto tratto di strada senza marciapiede. Entriamo proprio nell'abitato di Pietra la Croce. Sto circumnavigando il Colle Altavilla e sto per entrare a vedere il forte, che adesso faccio vedere anche a voi. Bellissimo! Facciamo il sentierino a ritroso e riprendiamo la strada principale. Vedo già Teddy, siamo arrivati, praticamente siamo allo stop, dobbiamo solo attraversare la strada. Il giro è breve, sono circa 5 km, poco dislivello, siamo meno di 300 metri di dislivello, quindi per una passeggiata mattutina pomeridiana direi che va benissimo. Come al solito vi lascio la relazione, la traccia GPS e il link in descrizione. Lasciate un mi piace o iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. Alla prossima!